cari amici e seguaci appassionati, oggi ho il piacere di condividere con voi un discorso che tocca le corde più profonde del nostro essere. Prima di immergerci in questo viaggio di riflessione e ispirazione, vorrei chiedervi un piccolo favore che avrà un impatto enorme sul nostro cammino insieme. Se ancora non lo avete fatto, vi invito calorosamente ad iscrivervi al nostro canale e a lasciare un like sotto questo video. La vostra iscrizione e il vostro supporto attraverso il like sono il motore che ci spinge a creare contenuti significativi e motivazionali per voi. Ogni iscrizione è come un voto di fiducia nel nostro impegno a diffondere messaggi positivi e stimolanti. Quindi, per favore, cliccate sul pulsante di iscrizione e lasciate un like per sostenere il nostro canale e costruire insieme una comunità basata sull'amore, sull'ispirazione e sulla crescita personale. Ora, senza ulteriori indugi, immergiamoci in questo discorso che spero possa risuonare nei vostri cuori e alimentare la vostra anima. Grazie per il vostro sostegno prezioso. Amici, compagne e compagni di viaggio in questo meraviglioso cammino chiamato vita, oggi desidero condividere con voi un discorso che esplora le profondità dell'amore, una forza trasformativa che risiede nel cuore di ogni essere umano. In questo mondo frenetico, spesso ci troviamo immersi nelle sfide quotidiane, dimenticando la bellezza intrinseca di ciò che è veramente importante. Chi di noi può negare il potere dell'amore? È una forza che permea l'universo, una forza che connette tutto ciò che esiste. L'amore è come un fiume eterno che scorre silenziosamente nel nostro essere, nutrendo la nostra anima e dando significato alle nostre esperienze. In un mondo che talvolta sembra perdersi nelle superficialità, dobbiamo ricordare che l'amore è il filo d'oro che tiene insieme il tessuto della nostra esistenza. Iniziamo col guardare all'amore in tutte le sue forme: l'amore romantico, l'amore fraterno, l'amore per se stessi e, soprattutto, l'amore compassionevole che si estende verso ogni essere vivente. Ogni forma di amore è un riflesso del nostro desiderio innato di connessione e di appartenenza. Quando abbracciamo l'amore, diventiamo strumenti di trasformazione, capaci di creare un impatto duraturo nel mondo che ci circonda. L'amore è un'arte, una pratica quotidiana che richiede impegno e consapevolezza. Troppo spesso ci perdiamo nelle superficialità della vita moderna, trascurando il potere trasformativo che risiede nelle azioni amorevoli. In un mondo che spesso sembra dominato dalla competizione e dalla divisione, dobbiamo riscoprire la gentilezza, l'empatia e la compassione come forze unificanti. Ogni gesto d'amore, per piccolo che sia, ha il potere di creare un impatto emotivo duraturo. Un sorriso sincero, una parola gentile, un atto di gentilezza possono illuminare il giorno di qualcuno e lasciare un'impronta indelebile nel cuore. L'amore è come una pietra gettata in uno stagno, le sue onde si propagano, toccando ogni angolo della nostra esistenza e oltre. Ma dobbiamo anche imparare a amare noi stessi. Troppo spesso ci autosabotiamo con autocritiche e dubbi, dimenticando che siamo creature meravigliose, intrise di potenziale e bellezza. L'amore per se stessi è il fondamento su cui costruire una vita appagante e significativa. Solo quando ci amiamo profondamente possiamo diffondere quell'amore nel mondo circostante. L'amore compassionevole è la chiave per coltivare una consapevolezza più profonda della nostra interconnessione con tutto ciò che esiste. Quando ci rendiamo conto che ogni essere umano, ogni creatura, è legata da un filo invisibile di amore, allora iniziamo a vedere il mondo con occhi nuovi. La compassione ci spinge ad agire per il bene comune, a estendere la mano a coloro che soffrono e a contribuire alla creazione di un mondo più giusto e compassionevole. Vi invito a riflettere su questo viaggio chiamato vita. Siamo qui per imparare, crescere e amare. L'amore è la forza che ci guida, che ci ispira a essere la migliore versione di noi stessi e a costruire un mondo in cui la luce dell'amore brilli in ogni cuore. Che ognuno di noi possa essere un faro di amore, illuminando il cammino per coloro che ci circondano. Immaginate di essere in una giornata grigia, immersi nelle sfide quotidiane, quando improvvisamente qualcuno vi offre un sorriso sincero e un gesto gentile. Quel semplice atto d'amore ha il potere di dissolvere le nuvole che oscurano il vostro cielo interiore.
È come un raggio di sole che penetra nelle pieghe più oscure del vostro cuore, lasciando una traccia luminosa che persiste nel tempo. Ricordate il calore di una stretta di mano amica quando ne avevate più bisogno. O forse avete sperimentato il conforto di una parola gentile quando vi sentivate persi nel labirinto della vita. Questi sono esempi tangibili di come l'amore, espresso attraverso gesti apparentemente piccoli, possa creare un impatto emotivo che va al di là del momento presente. È un ricordo che accompagna il vostro cammino, nutrendo la vostra anima nei momenti di difficoltà. L'amore si manifesta anche attraverso la compassione per chi soffre. Immaginate di estendere la vostra mano verso chi si trova in un momento di fragilità, offrendo il vostro sostegno senza giudizio. Questo è l'amore compassionevole in azione, una forza che crea un legame profondo tra voi e l'altro. La consapevolezza di essere stati fonte di conforto per qualcuno in un momento di bisogno è un regalo che persiste nel tempo, formando legami indelebili di umanità condivisa. E cosa dire dell'amore romantico? Quel sentimento che ci fa battere il cuore più velocemente, che ci fa sentire vivi e in sintonia con l'universo. Immaginate di condividere un momento speciale con la persona amata, in cui il tempo sembra fermarsi e solo l'eternità della connessione conta. Questi sono momenti in cui l'amore diventa un'esperienza trascendente, una forza che va oltre i confini della realtà quotidiana. Ma non dobbiamo dimenticare di amare noi stessi. Immaginate di guardare allo specchio e, anziché criticare le vostre imperfezioni, abbracciare la vostra unicità con gentilezza e compassione. Questo atto di autoamore è la chiave per sbloccare il vostro potenziale più profondo, creando un impatto emotivo che si riverbera in tutte le sfere della vostra vita. In questo viaggio chiamato vita, ognuno di noi ha il potere di essere un agente di cambiamento attraverso l'amore. Ogni gesto, grande o piccolo, può creare un impatto duraturo e contribuire a costruire un mondo in cui l'amore è la forza motrice. Siate persuasi, cari amici, che l'amore è il motore dell'esistenza, la forza che trasforma il comune in straordinario e il quotidiano in eterno. Che la vostra vita sia permeata dall'amore in ogni suo angolo, creando un'opera d'arte che continua a suscitare emozioni e riflessioni profonde. Dopo aver esplorato insieme le profondità dell'amore e la sua straordinaria capacità di trasformare la nostra esistenza, è ora di riflettere su come possiamo integrare questi principi nella vita di tutti i giorni. L'amore, in tutte le sue forme, è il nostro faro, la luce che guida il nostro cammino. Ma come possiamo rendere questa consapevolezza una parte integrante della nostra quotidianità? Innanzitutto, vi invito a portare consapevolezza nella vostra vita quotidiana. Siate presenti in ogni momento, osservate le vostre azioni, le vostre parole e i vostri pensieri. Chiedetevi, le mie azioni riflettono l'amore e la gentilezza? Le mie parole sono fonte di ispirazione e conforto? La consapevolezza è il primo passo per creare un cambiamento positivo nella vostra vita e nell'ambiente circostante. Una pratica fondamentale è quella di coltivare la gentilezza. Ogni giorno, cercate occasioni per essere gentili con gli altri. Un gesto, anche il più piccolo, può avere un impatto duraturo. Un sorriso, un complimento sincero, un atto di gentilezza possono illuminare la giornata di qualcuno. La gentilezza è contagiosa, e il suo impatto si diffonde come cerchi nell'acqua. Inoltre, cercate di coltivare la compassione. Mettetevi nei panni degli altri e cercate di comprendere le loro esperienze e le loro sfide. La compassione ci connette in modo profondo con la nostra umanità condivisa e ci spinge ad agire per il bene comune. Quando vedete qualcuno in difficoltà, offrite il vostro aiuto senza aspettarvi nulla in cambio. Questo è il vero spirito della compassione. Nella sfera delle relazioni, dedicate tempo a coltivare legami significativi. Comunicate apertamente, ascoltate con attenzione e siate presenti per coloro che amate. L'amore nelle relazioni richiede cura e dedizione, ma il suo frutto è una connessione profonda e significativa che nutre l'anima. Per quanto riguarda l'amore per se stessi, praticate l'autocompassione. Abbracciate le vostre imperfezioni, perdonatevi per gli errori e coltivate un dialogo interiore positivo.
siate il vostro miglior amico, il vostro sostenitore più fervente. Quando imparate ad amare voi stessi incondizionatamente, diventate una fonte inesauribile di amore per gli altri. Infine, mantenete viva la fiamma dell'ispirazione. Trovate fonti di ispirazione nella bellezza della natura, nell'arte, nella musica e nelle storie che vi toccano profondamente. L'ispirazione nutre l'anima e ci spinge a crescere e a contribuire al mondo con il nostro unico dono. In conclusione, cari amici, vi invito a integrare queste pratiche nella vostra vita quotidiana. Siate consapevoli, siate gentili, siate compassionevoli. Coltivate relazioni significative e amatevi profondamente. In questo modo, diventerete portatori di luce e amore, creando un impatto positivo nel mondo che vi circonda. Che la vostra vita sia un testamento all'incommensurabile potere dell'amore. Cari amici e seguaci appassionati, oggi ho il piacere di condividere con voi un discorso che tocca le corde più profonde del nostro essere. Prima di immergerci in questo viaggio di riflessione e ispirazione, vorrei chiedervi un piccolo favore che avrà un impatto enorme sul nostro cammino insieme. Se ancora non lo avete fatto, vi invito calorosamente ad iscrivervi al nostro canale e a lasciare un like sotto questo video. La vostra iscrizione e il vostro supporto attraverso il like sono il motore che ci spinge a creare contenuti significativi e motivazionali per voi. Ogni iscrizione è come un voto di fiducia nel nostro impegno a diffondere messaggi positivi e stimolanti. Quindi, per favore, cliccate sul pulsante di iscrizione e lasciate un like per sostenere il nostro canale e costruire insieme una comunità basata sull'amore, sull'ispirazione e sulla crescita personale. Ora, senza ulteriori indugi, immergiamoci in questo discorso che spero possa risuonare nei vostri cuori e alimentare la vostra anima. Grazie per il vostro sostegno prezioso.